Sapete come si congela correttamente la carne? Ciao a tutti, io sono Dario Bressanini e questo è il mio canale YouTube dedicato alla scienza di ciò che mangiamo. L'acqua è la componente principale di quasi tutto quello che noi mangiamo: carne, pesce, frutta, ortaggi, tra il 70 e addirittura il 90%. E non stupisce quindi che con così tanta acqua e con i vari nutrienti a disposizione il cibo sia facilmente preda di microrganismi che lo attaccano. Non stupisce allora che uno dei metodi più antichi di conservazione degli alimenti, l'essiccazione, sfrutta proprio il fatto che in mancanza di acqua, microrganismi vari, batteri, muffe e così via, non riescono a proliferare. Nel corso dei millenni, l'uomo ha inventato tanti altri metodi di conservazione, per esempio sfruttando dei conservanti come il sale, oppure inventando dei procedimenti particolari come la fumicatura, oppure scoprendo che aggiungendo alcune sostanze chimiche agli alimenti, questi si conservavano. Per esempio, questa salsiccia sarda che mi hanno regalato per Natale, contiene dei nitriti, di cui magari parleremo in un altro video. Con l'avvento di freezer e frigoriferi casalinghi e con lo sviluppo di tutta la catena del freddo, il congelamento probabilmente è diventato il metodo di conservazione più comune per gli alimenti, specialmente per carne e pesce. I congelatori casalinghi sono mantenuti abitualmente a una temperatura di meno 19 gradi Celsius, quindi molto al di sotto dello zero, e a queste temperature i batteri e i microrganismi in generale smettono di proliferare. Attenzione! Non muoiono, la surgelazione, la congelazione non uccide i microrganismi, li blocca solamente e quindi blocca anche tutte quelle reazioni di decomposizione degli alimenti che vengono innescate proprio dai vari microrganismi. Quindi, con qualche eccezione, normalmente i cibi messi in un congelatore possono, diciamo, essere mantenuti per vari mesi. Cosa succede alla carne quando la mettiamo in un congelatore? Beh, sappiamo che l'acqua pura, a livello del mare congela a 0 gradi, si trasforma in ghiaccio. Tuttavia, quando è dentro nella carne deve raggiungere almeno meno 1 gradi per riuscire a trasformarsi in ghiaccio. Iniziano allora a formarsi, a mano che le temperature scendono, tanti piccoli cristalli di ghiaccio e il modo con cui si formano questi cristalli è assolutamente fondamentale. Infatti, a livello industriale, la carne è esposta a temperature molto ma molto più basse di quelle che noi possiamo raggiungere a casa. Quindi il raffreddamento è velocissimo e si formano tanti piccoli piccoli cristallini. Questi cristalli sono talmente piccoli che non riescono a danneggiare le cellule e la struttura interna della carne. E quindi, una volta che scongeleremo la carne, sarà quasi quasi come se non fosse mai stata congelata. Questo tipo di processo molto veloce a temperature estremamente basse si chiama surgelazione. A livello casalingo, invece, non riusciamo a raffreddare abbastanza velocemente la carne e quindi si formano meno cristalli ma più grandi. Questi cristalli crescono e danneggiano la struttura della carne, bucano come se fossero dei piccoli aghetti le cellule della carne, bucano la membrana e il risultato purtroppo lo vedremo quando scongeleremo la carne, perché da tutti questi buchetti usciranno i succhi della carne, cioè dei liquidi, e quindi la carne, una volta cotta, sarà più asciutta. È impossibile a casa, a meno che abbiate un abbattitore domestico, riuscire a raggiungere gli stessi risultati della surgelazione industriale. Possiamo però almeno evitare di peggiorare le cose congelando la carne nel modo sbagliato. Adesso vi faccio vedere un esperimento. E adesso apriamo il mio freezer. Vediamo che contiene del ragù che ho fatto io e ho surgelato, del pesto, pane surgelato, altre cose. Ah, se vi state chiedendo come mai c'è un kaki è perché sto facendo un esperimento, ma ne parleremo in un altro video. Per oggi quello che ci interessa sono questi pacchettini. Questo è un pezzo di carne che ho congelato un paio di mesi fa, ricoprendolo così un po' distrattamente con della pellicola trasparente. Se lo apriamo, possiamo vedere quello che avrete sicuramente notato anche voi, magari tirando fuori un petto di pollo o una bistecca. Notate che la carne in alcuni punti ha delle colorazioni diverse, ha delle macchie, come se fosse stata cotta. Vedete qui sul bordo, qui c'è una macchia all'interno. Non è stata cotta però ed è ancora perfettamente commestibile.
Il fenomeno è dovuto alla disidratazione superficiale della carne. La carne contiene molta acqua, ma l'ambiente del freezer è particolarmente asciutto, l'aria è molto secca, l'aria del freezer, e quindi se non abbiamo l'accortezza di coprire bene la carne per evitare l'esposizione all'aria, col tempo si disidrata e quindi abbiamo questo effetto che è simile a quello della cottura, perché anche durante la cottura stiamo disidratando la carne e denaturando le proteine. È ancora perfettamente commestibile, ma sembra alla consistenza del cuoio, non è particolarmente gradevole. Questo pezzo di carne l'ho congelato addirittura senza nessuna protezione. Vedete che sembra quasi un pezzo di pelle, un pezzo di cuoio, sembra, non ha più la consistenza della carne fresca. Qui invece abbiamo della carne che è stata messa nel congelatore sempre 2 mesi fa, però vedete che ho avuto l'accortezza prima di tutto di metterla in un sacchetto a chiusura ermetica da cui ho schiacciato fuori tutta l'aria e poi l'ho ulteriormente coperta, ma in questa volta in modo accurato, schiacciando bene la pellicola trasparente in modo tale da minimizzare o addirittura annullare il contatto della superficie e la sua esposizione con l'aria. E vedete che la carne non ha nessun tipo di macchia ed è esattamente come è stata congelata. È arrivato il momento di scongelare la carne e ricordatevi che durante lo scongelamento il cibo non si deve mai riscaldare troppo per evitare proliferazioni batteriche. Quindi, qual è il modo migliore per scongelare la carne? Beh, cominciamo dal modo peggiore. Il modo peggiore è sicuramente utilizzare il microonde. Il microonde non è un apparecchio adatto allo scongelamento e questo perché le microonde non sono assorbite efficacemente dal ghiaccio, ma solamente dall'acqua liquida. Quindi quello che succede quando noi utilizziamo il programma di scongelamento del microonde è che si riscalda solamente quella sottile patina di acqua liquida che si forma sul cibo, con il rischio di cuocerlo in alcuni punti se le temperature in quel punto raggiungono valori elevati. E questo perché il riscaldamento del microonde non è mai uniforme. Quindi lasciamo perdere il microonde. La cosa migliore è prendere la vostra confezione di cibo, metterla in una bacinella per evitare possibili perdite di liquidi e mettere la bacinella in un frigorifero e lasciarcela per il tempo che serve, 4 ore, 8 ore, mezza giornata. Questa è la maniera migliore per evitare proliferazioni batteriche. Se invece abbiamo fretta, la strategia migliore è quella di prendere la carne, metterla in un sacchetto di plastica chiusura ermetica, se già non lo è, e mettere il sacchetto in una bacinella piena di acqua fredda con un filo di acqua corrente che gli scorre sopra. In questa maniera la carne si scongelerà velocemente pur mantenendosi a temperature, diciamo, di sicurezza. Per questa volta abbiamo finito. Se vi interessano questi argomenti, iscrivetevi al mio canale e arrivederci da me e dal mio amico Peter.